Mi piange davvero il cuore. Mi piange davvero il cuore a dover aprire un mazzo tematico incendio. Ma facciamolo. Eh beh, sì, mi dispiace perché il tipo fuoco è il mio tipo preferito, insomma. Doverlo aprire a tutti i costi mi sembra un po' una rottura di scatole. Ma guarda un po'. È rotto! Ah no, non è rotto, è solo uscito il gettone. Strano. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Sì, praticamente le regole sono le stesse dell'altro mazzo, visto la scorsa settimana. Carta, oh mio Dio, Nine Tails, wow, abbiamo Nine Tails, Madonna, bene, molto bene Nine Tails, mi piace. Le tengono le unghie, su, collaborate. Intendo le carte, non perché state guardando il video. Ah, ma qui c'è la linea che serve ad aprire. Non funziona, con me non funziona. Ok, abbiamo Ninetales, Tangela, Weedle, ancora Weedle, Tangela, Nidoran maschio, Arcanine, bello, Crowley, Charmeleon, sì, me l'aspettavo, Vulpix, Charmander o Charmander. Allora, il fatto che sia un mazzo erba fuoco è una cosa molto molto buona. Ora, volevo prendere anche erba, ma come disse nello scorso episodio, i soldi non mi bastavano. Comunque sia, Ninetales. È Ninetales. È Ninetales. Non c'è nulla da aggiungere. È olografico. È olo. È bello. È bello. È bello. Non c'è altro da fare. Se ci fosse stato un Kakun e un Beedrill. Mi sembra che Beedrill però non ce l'ho. O meglio, ho un centinaio di carte riposte là dentro di quelle della prima set base. Ma non mi sembra di avere un Beedrill. Allora, tante carte addestramento neanche me le ricordo. Pupa, tu e il tuo avversario vi mostrate le carte che avete in mano. Poi ognuno rimette tutte le carte addestramento che ha in mano nel proprio mazzo e le rimischia. Questo potrebbe essere utile per fregare l'avversario, ma se ti freghi anche tu, è peggio per te. Che poi Pupa ora si chiama Teenager? Hanno cambiato il nome, non capisco perché. Recupero di energia molto buona anche oggi. Scambio, che scambio ce n'ho una ventina, ma sono utilissime tutte quante. Pozione magica, pozione sarebbe molto utile anche questa. Ventata, anche buona. Energie erba, che sono di più di energie. No, forse sono. No, sono un po' di più le energie fuoco. Un po' tante di più le energie fuoco. Anche perché abbiamo un Ninetales che deve usare fuoco bomba. Ragazzi, questo mazzo fuoco, non vi nascondo che. Preferivo trovarci un Charizard, ma sapevo che non c'era Charizard. O meglio, mi sono informato per sapere quelle carte che c'erano. Comunque sia, mi ricordo che nel 2005, diciamo le cose bene, nel 2005, comprai un mazzo tematico con Ivysaur e non c'era Venusaur. Ma penso fosse quasi un remake dei mazzi tematici delle prime uscite, perché comunque sia, l'anno prima, pochi mesi prima, uscirono Rosso Fuoco e Verde Foglio, ovvero i remake dei primi giochi Pokémon, ovviamente, rosso e verde, che da noi erano rosso e blu perché verde non arriva mai, non capisco il motivo. Ad ogni modo, in quel mazzo tematico, oltre ad essere ovviamente strutturato meglio, c'erano diversi Pokémon abbastanza validi, diverse carte valide, ma non era granché. Insomma, vedendo come strutturano i mazzi oggi con i Pokémon a secondo stadio evolutivo e tutto il resto, mi viene da pensare che stiano iniziando a fare le cose bene da un po' di tempo a questa parte, dal 2006-2007 più o meno. Perché avevo un mazzo con Aerodactyl, comprato anche quello, c'era anche il campo da gioco, c'era tutto, era bello, era fatto davvero bene. E forse dal 2006-2007 appunto hanno iniziato a fare le cose fatte come si comanda, perché se tu in un mazzo non mi ci metti il secondo stadio evolutivo del Pokémon principale, ovvero in questo caso Charizard, allora mi stai facendo un po' una magagna. Comunque sia, c'è Ninetales e Ninetales.
vale tutto, cioè non gli si può dire niente a Ninetales, è un Pokémon eccezionale, davvero. Però non capisco questa scelta di mettere Tangela subito dopo Ninetales. E poi, piccolo aneddoto, Ninetales nella mia scuola era uno dei Pokémon più ricercati e l'unico bambino fortunato che ce l'aveva l'aveva anche rovinato ai bordi. Però io ce l'ho in Mint Condition e quindi fottiti bimbetto più fortunato della scuola. Io ce l'ho Mint. Ah, forse non dovrei gongolare così tanto per un ricordo di un bambino di 8 anni. Ma vediamo cosa ha da dirci la pagina 20 del libretto di istruzioni. Lo scopo del mazzo incendio è quello di attaccare rapidamente l'avversario con dei Pokémon capaci di infliggere molti danni. Le modifiche potenziano il mazzo aggiungendo Magmar. Ok. Un Pokémon base che infligge 50 danni è Charizard, il re dei Pokémon fuoco. È grande. Una carta plus potenza extra permette di colpire l'avversario ancora più rapidamente, mentre una carta vendata in più ostacola l'avversario nella ritirata del suo Pokémon. La carta scambio di Pokémon ti permette di prendere i propri Pokémon di cui hai bisogno per vincere. Quindi dovremmo aggiungere dovremmo togliere due Vulpix e aggiungere due Magmar, un Ninetales togliere e aggiungere un Charizard. Cioè, tu praticamente mi stai dicendo che dovrei togliere Ninetales? No. No. Io toglierei un Vulpix. Se ci sono 4 Vulpix, ne toglierei uno e lascerei un solo Vulpix e un Ninetales. Cioè, la strategia si basa su un Ninetales, non posso toglierlo. Aggiungo delle carte potenza in più, che non ci sono, carte energia voglio dire, e levo qualche carta energia erba. Cioè, a questo punto faccio tutto quanto un mazzo fuoco, faccio prima. Poi abbiamo da togliere una distruzione di energia, uno scambio, una pupa per mettere una ventata, un plus potenza e uno scambio di Pokémon. Quasi ok aggiungere quelle carte, ma io toglierei ben altre carte, sinceramente, e farei un mazzo incendio, ma proprio solo fuoco, perché Ninetales in quella strategia ci sta divinamente. A ogni modo, Cucci, io vi ringrazio ancora per aver seguito questo video, ringrazio ancora il tizio che mi ha regalato, o meglio, venduto, il tizio che mi ha venduto questi mazzi da Facebook e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!